Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daria e in questo canale parliamo di Zero Waste, sostenibilità e vita in pillole. Prima di cominciare il video però ti ricordo di iscriverti, commentare, mettere mi piace e non lo so, darmi un segnale di vita, perché per me è importantissimo e se faccio questi video prevalentemente per chiacchierare con voi. Oggi siamo insieme per fare un video del quale ho già fatto una prima edizione l'anno scorso e voglio rifarne un'altra, tra l'altro mi sa che l'ho fatta sempre nello stesso periodo, non ne sono certa però credo di sì, più o meno tra ottobre e novembre, in cui andiamo a parlare di quelle 10 cose che ho smesso di comprare. Per chi non lo sapesse, io sono una persona che circa 4 anni fa ha iniziato un percorso verso una vita più consapevole, che sia più attenta al consumo e agli acquisti. Di conseguenza ho indirizzato la mia vita verso una maggiore consapevolezza nelle scelte che faccio tutti i giorni, negli acquisti e anche in quello che ho dentro casa. E di conseguenza questo si vede sul mio modo di vivere. Quindi oggi parliamo insieme di altre 10 cose che ho smesso di comprare facendo un recap di anno in anno. Qualora voleste vedere quello dell'anno scorso, vi lascio qui una scheda oppure nell'info box. Questa ero convinta di averla messa, ma andando a spulciare nei miei vecchi video non l'ho trovata, quindi la rimetto comunque perché è sempre un evergreen. L'insalata in busta. So che potrà sembrare una cosa semplice perché in realtà molte persone la acquistano e io per prima, diciamo, da quando mi sono trasferita a Napoli per lavoro, ho spesso comprato l'insalata in busta, soprattutto i primi anni, perché fondamentalmente la comodità che ti dà una cosa già pronta e lavata e soprattutto a volte anche di marche sostenibili, anche Natura si fa la sua insalata in bustina con vaschetta, è sicuramente una cosa molto più veloce rispetto a doversi svegliare la mattina, pulire tutto quanto. Ovviamente questo non ha senso nel momento nel quale si sposa una vita con maggiore consapevolezza e quindi anche più attenzione ai tempi che si dedicano alle proprie cose, ma a qualsiasi cosa. Quindi io ho dovuto proprio riconsiderare il tempo nella mia vita e tornare a dargli valore e a non sottovalutare, soprattutto quando si tratta dell'alimentazione, l'importanza di darmi del tempo per farne una equilibrata, comunque una che abbia un'attenzione al mio fisico e alla mia salute. Quindi, oltre al fatto che l'insalata in busta crea inquinamento perché è confezionata nella busta, dura di meno perché è già pronta e lavata, di conseguenza una volta aperta va male dopo circa 2 giorni, perso molto probabilmente frutto di un'agricoltura intensiva. E qualora così non fosse, perché non comprare comunque il cuore di lattuga, tagliarlo, pulirlo, lavarlo, metterlo in frigo e poi prendere i singoli ciuffi ogni giorno? Mi sono imposta questa cosa da circa un anno e non l'ho fatto più. Io perché prima prediligevo una cosa del genere ogni tanto, ovviamente non sempre, perché comunque vivendo in una città in cui non sono autonoma perché non ho la macchina, dovendo andare al lavoro tutti i giorni e facendo avanti e dietro con Roma, mi capitava spesso di aver bisogno di fare un pranzo fast. Adesso mi sono impuntata, ho anche la possibilità di lavare le cose al lavoro, quindi non mi devo far conquistare dalla velocità di una cosa che poi non è genuina. Seconda cosa che ho smesso di comprare sono le candele. Allora, le candele non in toto, però facciamo un piccolo passo indietro. Io sono una grandissima appassionata di candele, che in realtà non ha molto senso, che noi diciamo sono appassionata di storie, no, sono appassionata di candele. Adoro le candele, adoro il loro profumo, adoro l'ambiente che creano una volta accese con la loro fiammella che va di qua e di là, mi piacciono veramente moltissimo, mi rilassano un sacco. Per una vita ne ho comprate decine di migliaia, c'è sempre la solita vecchietta che dà da bere ai ciclamini morti, chissà se prima o poi nasceranno, te lo auguro, te lo giuro. Dovete sapere che ho una vicina che ha un sacco di piante, io me la guardo tutti i giorni per vedere come prosegue il suo orticello perché l'ha in video. Comunque dicevo, io ero solita comprare tantissime candele fin quando non ho saputo e scoperto che il fumo delle candele, soprattutto di determinate tipologie di candele, è tossico e la cera tra l'altro non è biodegradabile, comunque se arriva al fondo della candela e non siete in grado di tirarla fuori comunque è indifferenziato e quindi è indifferenziabile. Quindi fondamentalmente ho smesso di acquistare candele. Yankee Candle e cose di questo genere mi piacciono sempre tantissimo, una volta all'anno se qualcuno me le regala sicuramente le uso, sicuramente la cosa migliore è utilizzare brucia essenze perché in quel modo l'essenza quantomeno si, come si dice, si brucia e quindi si disperde. Però io ho iniziato a prediligere le candele in cera di soia, ci sono tantissime artigiane italiane che fanno la loro linea di candele in cera di soia, devo dire che sono contentissima, ne ho diverse in casa. L'unica tipologia di candele che in questo momento sto usando, perché le ho acquistate 2 anni fa, un pacco enorme, sono le tea light che mi servono per tenere acceso il bruciaessenze e queste sono delle essenze naturali che ho comprato in montagna, veramente buonissime al papavero. Però ecco, se voi sapete o conoscete delle tea light in cera di
di soia, fatemelo sapere perché sono molto interessata al loro acquisto. Ovviamente ho anche capito che non è necessario avere delle candele in casa tutto l'anno, tutti i giorni, però è sicuramente una cosa che mi piaceva e che ho smesso di fare. Terza cosa che ho smesso di fare, ho smesso di comprare borse. Allora, anche qui sembra una cosa strana, sembra una cosa non normale, perché uno dice, vabbè, ti pare che non comprerai mai più una borsa nella tua vita? No, ovviamente non è assolutamente, cioè, potrà capitare in futuro, non lo so. Sta di fatto che mio padre negli ultimi anni si è preso questa fissa di regalarmi una borsa a Natale e cercherò in tutti i modi quest'anno di fargli capire che non ne ho bisogno. Sta di fatto che ho veramente tantissime borse. Io non sono una persona che ama cambiare una borsa al giorno, mi piace abbinarla agli outfit, però tendenzialmente posso dire che con 5 borse me la cavo, cioè io ne ho tante di più che non ho mai utilizzato o comunque che non utilizzo a livello quotidiano e di conseguenza non sento l'esigenza in assoluto di comprare delle borse. Anche perché adesso sta tornando di moda il vintage, mia nonna ha delle borse bellissime, se un giorno dovessi dirmi questa non la metto più, me la prenderò io. Quindi non credo che in futuro comprerò altre borse, anche perché appunto ne ho diverse, ho anche il mio zainetto della Kanken, quindi non ho bisogno di comprare una cosa in più. Altra cosa che ho smesso di comprare, questa probabilmente ve l'avrò detta però perché non fare un recap, l'acqua in bottiglia. Quando mi sono trasferita a Napoli, una delle cose che mi aveva distrutto di più la vita era comprare l'acqua, mi distruggeva la vita e la schiena. Io andavo tutti i giorni dopo lavoro a comprarmi 6 casse d'acqua e me le trascinavo in stanza. Poi mi sono resa conto che era qualcosa di piuttosto strano perché per esempio io a Roma non l'ho mai fatto e mi sono chiesta perché io a Roma non l'ho mai fatto e mi è arrivata la campanellina. Mia madre utilizza da sempre una brocca con i filtri e quindi ho deciso di passare dalle bottiglie alla brocca con i filtri che mi dura un filtro un mese, quindi siccome il filtro comunque non è differenziabile consideriamo un filtro mi dura un mese, io ho smesso completamente di acquistare bottiglie di plastica. Sta di fatto che quando se un domani dovessi riuscire ad avere una casa mi piacerebbe mettere proprio un impianto che filtra l'acqua direttamente sul lavandino senza dover ancora lì utilizzare un filtro al mese e cose di questo genere. Però insomma questa è un'altra cosa che ho smesso completamente di comprare. Oltre a risparmiare ho anche risparmiato di salute perché non mi devo più incollare 6 casse d'acqua sulla schiena. Altra cosa che ho smesso di comprare, non tengo più il conto quindi lo sapete voi, sono le cover per il cellulare. Dovete sapere che quando io ero piccolina avevo letteralmente una addiction per le cover per il cellulare, cioè ero capace di comprarne un set da 10 di diversi colori su AliExpress a 2 euro. Però succede che da quando ho comprato questo telefono, più o meno 2 anni fa, sì, ormai ce l'ho da 2 anni, questo è uno Xiaomi veramente fenomenale, mi piace moltissimo. Ultimamente mi sta dando poche soddisfazioni con la camera interna e sto cominciando a risentirne avendo l'attività più intensa su Instagram, però per ora mi piace, non penso di cambiare. Ho comprato soltanto 2 cover da quando ce l'ho, da 2 anni, una che era trasparente e poi è diventata gialla col tempo, che mi piaceva molto perché il telefono è molto bello, è fatto così e lo trovo bellissimo. E l'altra, che è quella che ho tuttora, è questa qua lilla, che l'ho comprata l'anno scorso. In realtà io stavo puntando a una cover che ogni volta che la vedo sto con gli occhi a cuoricino, che è quella della Pila Cases. Adesso in realtà ne fanno diverse di cover biodegradabili, le trovo stupende tutte, ma purtroppo per la mia tipologia di telefono nessuno le fa. Quindi quando e se domani dovessi comprare un nuovo telefono mi accerterò che esistano delle cover biodegradabili, perché non voglio comprare mai più una cover, visto che trovo anche questo, diciamo, una cosa molto consumistica e che in realtà non mi serve. Sapone per le mani liquido. Questa è un'altra cosa che ho smesso di comprare da quando utilizzo le saponette solide. Anche perché una cosa bella che è successa quest'anno, tutte le mie amiche che sono andate in vacanza mi hanno portato come regalo delle saponette. Quindi praticamente ho una valanga di saponette, vabbè ne ho 3, però ho 3 saponette che non vedo l'ora di utilizzare. Una l'ho aperta ieri che mi è stata portata dalla Sicilia alla mandorla. Tra l'altro io sono stata in Sicilia ma non ho visto queste saponette bellissime. Poi io non ne compro più di saponette proprio perché ne ho tante. E quindi non compro più il sapone liquido per le mani, quello pam pam, ma compro semplicemente quello solido e mi ci trovo benissimo. Ormai faccio così da più di un anno, quindi bene così. Una cosa che invece non riesco a sostituire solida per il momento è il sapone intimo, perché non ho trovato ancora una saponetta delicata al punto da poter utilizzare, ma so che ce ne sono tantissime. Attualmente non mi va di fare un acquisto online solo per quello. Se quando dovessi fare un acquisto un pochino più grande magari ci infilo anche una saponetta per l'intimo e vediamo come mi ci trovo. Poi un'altra cosa che ho smesso di comprare sono il deodorante per ambienti. Questa è una cosa che
che in realtà ho smesso di acquistare perché in questa casa, grazie a Dio, non ci sono cattivi odori. Però nella mia casa precedente c'era un bagnetto molto piccolo con una finestra da cui non passava l'aria, per cui spesso non c'era proprio un odore fantastico, c'era un forte odore di umidità, e avevamo comprato delle cose, delle clip da mettere per appunto dare un po' di profumo. Però ho scoperto negli anni tantissime preparazioni fai da te per profumare gli ambienti, per cui sono abbastanza sicura che questa è una cosa che non voglio comprare mai più e non mi interessa comprare, e che sono abbastanza sicura di volerlo fare da sola. Mi pare che si fanno a base di vodka e con gli oli essenziali, e quindi sono molto contenta, non vedo l'ora di provare una di queste quando sarà il caso. Altra cosa che ho smesso di acquistare sono frutta e verdura fuori di stagione. Questa è una cosa che mi è venuta dal lavoro, cioè informandomi sulla frutta e verdura di stagione mi sono resa conto di un sacco di cose che credevo fossero di stagione, in realtà non lo sono, e quindi ho cominciato a fare molta più attenzione a questa cosa e a scegliere solo esclusivamente le cose di stagione nei supermercati. Ci sono supermercati come il Sole 365 che ti danno una vastità di prodotti incredibile, e poi ti mettono anche le tabelle con scritto questo è di stagione, questo no. Mi chiedo il senso se poi trovi tutto da loro, però va bene, cioè ti stanno dicendo questi sono agricoltura intensiva, questi no. Ok. Comunque, insomma, ho iniziato a farci molto molto più caso. Mi rendo conto che le cose hanno un sapore diverso, al di là del fatto che io comunque la frutta e la verdura la compro sempre dal biologico. È rarissimo che vada al supermercato, dove invece prediligo cose come il pane senza glutine, la pasta senza glutine, il pesto, queste cose così. Quindi ho smesso di acquistare frutta e verdura non di stagione. Per esempio, non so se lo sapevate, l'avocado è fuori stagione tutto l'anno, perché non ne abbiamo un'agricoltura in Italia. Cioè ce l'abbiamo in Sicilia, però è difficile trovare gli avocado della Sicilia. Quindi ho smesso di comprare avocado fondamentalmente, e anche le banane sono un'altra cosa che impatta tantissimo e di cui non abbiamo una vera e propria stagionalità, quindi pure quello, non è che cerco di comprarne il meno possibile. Altra cosa che ho smesso di acquistare sono le uova non biologiche. Sto vedendo ultimamente dei reel davvero molto molto interessanti, uno tra tutti di The Vegan Witch, se non sbaglio si chiamano così, vi lascerò qui il nome. Ha messo questo reel orribile, cioè bello ma bruttissimo, sugli allevamenti intensivi delle galline, quindi mi sono convinta ancora di più che se proprio devo consumare le uova vorrei evitare il più possibile, ma io non le compro mai, quelle di terra e quelle in gabbia, e cercare solo esclusivamente quelle neanche all'aperto, proprio quelle biologiche o del contadino, come in questo caso ho trovato un emporio biologico sotto casa che mi fa trovare le uova direttamente nel contenitore da cui prelevarle a mano, quindi favoloso. Ultima cosa che ho smesso di comprare e poi devo letteralmente scappare, ho smesso di acquistare il tè in bustine, perché quest'anno più che mai mi voglio, come si dice, voglio essere decisa a comprare soltanto tè sfuso. Io sono una grandissima bevitrice di tè, soprattutto durante l'inverno, e adesso sto già iniziando a bere il tè, ma ho deciso ufficialmente che non voglio più comprare il tè in bustine, perché è uno spreco inutile, e poi soprattutto perché il tè sfuso è di una bontà incredibile, perché spesso lo vai a prendere proprio dove fanno o il tè di agricoltura biologica, comunque insomma ci sono tanti posti favolosi sia a Napoli che a Roma, che in Trentino, dove prendo i miei tè preferiti. E quindi questa è un'altra cosa che ho deciso di smettere di acquistare, anche perché per preservare il sapore spesso il tè in busta viene comunque venduto in confezione di carta e poi confezione in busta addirittura, cioè doppia confezione, cosa inutile secondo me, e anche perché è sempre una cosa usa e getta, quindi più si evita e meglio è. Questo era il mio video sulle 10 cose che ho smesso di comprare. Fatemi sapere se anche voi avete smesso di comprare queste cose o se ci sono delle cose che non comprate più, per quale motivo. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!